Non sembra migliorare il turismo in provincia di Agrigento, da tempo ormai definito di passaggio. Oggi a darne conferma è la FISASC CISL provinciale, che presenta i dati e le proiezioni del 2010 relativi appunto al settore turistico, presi in esame in un'assemblea dei delegati del turismo del sindacato agrigentino. Il dato occupazionale sarebbe in forte calo, alcune strutture avrebbero anche fatto ricorso alla proroga della cassa integrazione anche per il periodo estivo, altre non avrebbero ancora assunto i lavoratori stagionali. Altri ancora avrebbero fatto ricorso a licenziamenti. Le presenze turistiche nelle diverse strutture, dice il segretario provinciale della FISASC CISL Maurizio Saia, si attestano su una forbice che va dal meno 5% al più 3%, dato comunque insignificante dal momento che si tratta di poche decine di turisti in meno o in più per singola struttura. Infatti, continua Saia, il dato allarmante è costituito dall'occupazione dei posti letto in provincia, che si dimostra poco al di sopra del 30%. Elemento che ci permette di dire che per una buona parte dell'anno molte strutture rimangono vuote. Secondo il sindacato bisogna realizzare un'azione di sistema e un percorso politico-gestionale che coinvolga gli operatori, le parti sociali e le istituzioni per realizzare una governance del settore che trovi soluzioni in grado di favorire lo sviluppo del turismo, organizzare beni e servizi disponibili per determinare una diversa capacità attrattiva, dando vita a un sistema locale del turismo da offrire non solo ai turisti, ma anche agli investitori che si troverebbero ad operare in un mercato competitivo.